Raccontiamo che cosa succede qui all'interno. Qua diamo informazioni ai turisti e vendiamo anche tutto il merchandise del festival e le varie guide, mappe e basta. I turisti da dove arrivano? Principalmente ferraresi, abbiamo incontrato molti da Bologna, però anche qualcuno di straniero, ma pochi. Senti, ma che cosa chiedono e voi che suggerimenti date a chi arriva? Molti chiedono chiarimenti sull'orario e sui luoghi in cui si esibiscono gli artisti sera per sera. Come sta andando questo InfoPoint? Sta andando benissimo. Ieri c'è stata tantissima gente, abbiamo venduto tantissime magliette e sono strabelle, quindi io invito tutti a quelli che fino al 28 verranno a Basket Festival di comprarle. Vivetevi il festival e passate da noi se avete delle domande da fare. Perché appunto siete a vedere i basket, che cosa vi appassiona di questo appuntamento? Beh, io anni che ci vengo, cioè anche quando ero piccola ci sono sempre venuta e in genere mi piace il fatto che ci siano comunque artisti di strada, comunque anche esibizioni varie, anche insomma un po' di cambiamento, anche perché si va dall'arte, arte in generale, che arte nel senso un po' tipo sport o cose del genere. Allora, siamo all'inizio della serata, vi appassiona questa situazione? Già vi piace insomma l'atmosfera che si respira qui a Ferrara? Sì, io è la prima volta che ci vengo, però ho visto tante robe belle, ci sono persone brave che fanno robe perché gli piace tanto, è proprio bello. Per esempio tu che spettacolo ti aspetti, vorresti andare a vedere adesso? Che tipo di genere di spettacolo? Sì, ho visto un ragazzo che aveva un cerchio e quindi a me queste cose abbastanza fisiche mi piacciono, quindi voglio vedere che cosa fa. Da dove venite? Io lei, Bologna, siamo sorelle. E conoscevate già i basket, immagino? Sì, venuti altre volte. Quindi insomma ritorno quest'anno alla normalità e quindi ritorno a vedere tanti spettacoli. Ci si prova, si fa il tentativo. Ma conoscete già qualcuno di chi si esibisce oppure siete venuti un po' alla cieca? Alla cieca, completamente. Voi preferite musica o altro? Musica. Indifferente, mi piace l'evento. E voi invece dei basket, conoscevate anche voi immagino questo festival? Ho sentito dire, ma è la prima volta. Ah, hai già visto qualcosa? Appena arrivati. Che cosa ti aspetti allora? Aspettative da questo appuntamento? Aspettative altissime, adesso vediamo. Tu invece conoscevi già? Conoscevo, venivo già con la mia famiglia, quindi... E allora conosciamo anche gli artisti protagonisti del Ferrara Baskers Festival. Intanto tu sei? Paradoxa. Paradoxa. Lontani Castelli Romani, soprattutto quando si prendono i mezzi pubblici, lontanissimi. E questa sera sarò qui a proporre uno spettacolo di divulgazione scientifica con sottofondo le bolle di sapone e non solo, tante cose ci saranno. E cercherò di non perdermi una bolla di sapone, cosa che già sto iniziando a fare vedendo il caos che si sta sviluppando qua intorno a me. A Ferrara, qui al Basket Festival, come potete vedere ci sono tantissimi artisti, oggi è la seconda giornata, ad esempio abbiamo la Sara che regala tatuaggi che poi spariscono di notte quando non te ne accorgi. Abbiamo la Kimberly che ti fa degli autoritratti molto belli. In questo momento Titti sta facendo una performance di ballo con i colori, insomma gli artisti, i baskers, perché poi alla fine siamo tutti un po' baskers, no? Ad esempio voi bastano due palline. Quindi vi aspettiamo al Ferrara Basket Festival, però arrivate subito.